Fighetti, volete anche voi vincere una skin, un ballo o un piccone? Bene, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella, mi raccomando ridà un like a questo video e nei commenti un commento inerente al video. Però, regà, dovete seguirmi anche su Instagram perché lì dirò i vincitori delle skin del ballo e del piccone. Tutti fighetti, questa X e sono tornato in questo nuovo video perché oggi raga vedremo come si farà a ottenere appunto quel piccone che state vedendo proprio adesso. Vedremo come si farà a ottenere perché molti di voi me l'avete chiesto su Instagram e quindi ho deciso di rispondervi con questo bel video. Ma come sempre, prima di iniziare ogni video vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Mi raccomando raga, iscrivetevi, attivate la campanella perché c'è un contest in corso. In questo contest potrete vincere skin, balli e picconi. Come si fa a partecipare? Basta essere iscritti, aver attivato la campanella e seguitemi su Instagram saix-tm, link in descrizione. Perché seguitemi su Insta? Perché su Insta poi dirò il vincitore del contest, nelle storie di Instagram dirò il vincitore, quindi seguitemi tutti. Detto questo, dovete anche commentare con un commento qua sotto inerente al video. Perché dovete commentare? Perché se no, poi come faccio a scegliere il vincitore? Poi ci sarà un'applicazione che sceglierà uno di voi oppure più di voi. Comunque raga, commentate qua sotto come un commento inerente al video. Detto questo, vi lascio al video. Come sappiamo tutti, proprio ieri è uscita la stagione 8 su Fortnite Battle Royale. Molte cose sono arrivate della stagione 8 su Fortnite Battle Royale che avevo detto nei scorsi video. Difatti nei scorsi video avevo detto che appunto ci sarà il tema vulcanico oppure tema acqua, e per acqua intendevo tema pirati, e come difatti è stato aggiunto su Fortnite Battle Royale appunto il tema dei pirati. Siamo veramente tutti contenti di questa season 8. Tutti i miei amici youtuber mi hanno detto che è veramente molto molto bella questa season. Io raga vi dico la mia: sì, mi piace questa season, però diciamo che è un po' Fortnite che mi sta stancando. Sì, la season è veramente molto bella, l'Epic Games ha fatto un lavoro veramente da 10 in questa season, però diciamo che Fortnite dopo un po' diventa abbastanza ripetitivo. Poi una cosa non ho capito: nel trailer della stagione 8 si vedono tutti i pirati, tutta la roba lì che fanno per andare a prendere la chest, no? Però non si vede com'è diventata la mappa così. Quindi fanno vedere la mappa scambiata da un momento all'altro, cioè non hanno fatto vedere come diventa cambiata, capito? Questa cosa non l'ho capita bene su Fortnite Battle Royale. Comunque raga, detto questo, sì, una bellissima season e giocherò in questa season, cercherò di nerdare un po', non tantissimo perché ovviamente ho anche una vita sociale, sono tutti i giorni in palestra, però cercherò di nerdare un po' in questa season perché mi piace veramente tanto. Ma ora parliamo dell'argomento per la quale voi avete aperto questo video. Raga, quando arrivate al livello 100 del boss battaglia sbloccate questa skin e sbloccate anche il piccone di questa skin. Ecco qua svelato il mistero di questo piccone qua che state vedendo proprio adesso. Questo piccone qua, sì raga, si sblocca completando il boss battaglia a livello 100. Quindi arrivati al livello 100 del boss battaglia sbloccherete la skin, che è quella che state vedendo adesso, e sbloccherete anche questo piccone. Veramente raga, un piccone degno del suo nome, perché è un piccone oro con una pietra in diamanti incastrata sopra, non è mai stato visto su Fortnite Battle Royale. È veramente un piccone veramente degno del suo nome, quindi un piccone con la D maiuscola, con la P maiuscola, raga, perché è veramente un piccone bellissimo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che voto date a questo piccone. Io gli do un bel 9,5, raga, si merita tutto questo piccone. Un piccone veramente bellissimo, un piccone oro, che però non è oro, però noi ce lo facciamo andare bene perché è oro, tra virgolette. Intanto che voi vi godete questo piccone, che è appunto il piccone che si sblocca a livello 100 del pass battaglia, vi dico un po' com'è andata la mia giornata con la stagione 8. Praticamente stamattina mi sono svegliato, perché mi sono svegliato all'1:15 oggi pomeriggio, e praticamente boh, mi alzo, vado giù, accendo il PC e dico: cazzo, devo aggiornare Fortnite. Bene, inizio a aggiornare Fortnite, ci mette all'incirca mezz'oretta perché c'è una connessione, diciamo che non è tanto veloce, difatti c'è una connessione che è forse la 30 mega. Adesso non mettetevi tutti a ridere perché raga, devo cambiare casa, e quando cambierò casa
mi comprerò la fibra Vodafone, però per adesso mi devo accontentare di quella che ho perché non posso farne a meno. Detto questo, regà, praticamente mi sono alzato dal letto, come vi ho detto, ho aggiornato Fortnite. Ok, apro Fortnite, non avevo visto totalmente nulla su YouTube, quindi non sapevo proprio niente delle skin, niente regà. Apro Fortnite e vedo sto trailer qua, che appunto, come vi ho detto, ci sono questi pirati qua e quelli, l'uomo delle nevi, re dei ghiacci e appunto un altro che non mi ricordo cos'erano, che vanno alla chest in questo punto qua della mappa, se non sbaglio. Raga, però la mappa era già tutta cambiata e non ho fatto vedere nel trailer come è cambiata la mappa, quindi questa cosa qua un po' mi è rimasta nella testa, perché Epic Games ha fatto un po' una cavolata a non far vedere come è cambiata la mappa, tipo col cubo, quando c'è stato l'evento col cubo hanno fatto vedere che appunto il cubo si sollevava da Loot Lake e ne usciva fuori un cubo enorme sotto Loot Lake. Quello sì, è stato un bellissimo trailer, per carità. Questo non l'ho capito per niente. Avevo capito comunque che il tema era pirati, perché ieri Epic Games, per chi non lo sapeva, o l'altro ieri, aveva messo un post su Twitter, se non sbaglio, dove metteva i pirati e poi comunque un simbolo di coming soon. Coming soon significa prossimamente, quindi si sapeva che erano i pirati. Detto questo, poi, regà, vabbè, come ho detto, ho aggiornato Fortnite, l'ho aperto, ho visto il trailer e dopodiché ho visto il pass battaglia. All'inizio ho detto, ok, un bellissimo pass battaglia, però non è nulla di che, non mi stupisce più di tanto. Ho detto, lo shoppo o non lo shoppo? Poi ho detto, no, non lo shoppo. Poi a un certo punto ho detto, ma raga, cosa me ne frega a me, tanto sono 100 livelli, non ci giocherò sempre a Fortnite, però quando gioco almeno avere il pass battaglia è bello, no? E poi ho detto, quindi vabbè, lo shoppo, me lo sono shoppato. Ho fatto qualche partita, ho fatto 10-20 partite, sempre raga in top 10, sempre top 10, mi sono rotto le palle, raga, ho spento, sono andato in palestra. Dopodiché alla sera sono tornato a casa, ho giocato con qualche mio amico e sempre top 10. Raga, allora ho detto, cosa faccio? Boh, ho spento tutto, ho detto basta, vado a registrare il video, ed è questo video che appunto sto registrando adesso. Ritornando all'argomento del piccone, un piccone così, dove mai l'avete visto? Raga, da nessuna parte. Infatti lo vediamo anche in questa immagine qua, con la skin di livello 100, un piccone col diamante incastrato. Adesso raga, non so il nome in italiano, neanche in inglese, o forse sì, Flaves, ok, però il nome in italiano, raga, non lo so, non immagino nemmeno, perché ancora nessuno, penso, in Italia ce l'abbia, o se ce l'ha qualcuno non lo conosco, quindi non so come dirvi il nome, e quindi, raga, rimarrà un mistero, lo chiamiamo Flaves e vaffanculo. Ora, raga, vi faccio una domanda veramente interessante. Spiegatemi qua sotto nei commenti com'è stata la vostra giornata di oggi. Quindi, cosa avete fatto stamattina? Vi siete alzati? Siete andati a scuola? Dopodiché, quando siete tornati a casa da scuola, qual è stata la vostra prima cosa che avete fatto? Avete lanciato lo zaino? Siete andati subito al PC? Avete lanciato lo zaino? Siete andati subito alla Play? Avete lanciato lo zaino? Siete andati subito all'Xbox? Mi raccomando, raga, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, perché sono veramente curioso di sapere com'è stata la vostra giornata. Io cosa ho fatto? L'ho detto, mi sono svegliato, mi sono alzato, ho acceso il PC, ho aggiornato Fortnite. Ovviamente prima ho mangiato perché non potevo morire di fame, sennò poi dopo dovevo andare in palestra e non potevo andare a stomaco vuoto. Mi raccomando, raga, ci tengo a sapere com'è stata la vostra giornata, perché sicuramente avete fatto qualcosa di pazzo, perché conoscendo i miei fan avrete fatto qualcosa di pazzo, raga. Però voglio saperlo comunque qua sotto nei commenti, sono curioso. Raga, io spero veramente che anche questo video vi sia piaciuto, e se è così, raga, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, raga, iscrivetevi, attivate la campanella e seguitemi su Instagram per partecipare a questo enorme contest, alla quale potete partecipare tutti, anche i vostri amici, i vostri cugini, i vostri genitori, i vostri nonni e soprattutto i vostri prozii. Perché i prozii? Perché i prozii sono sempre quelli più importanti nella famiglia, raga. Ma raga, a parte le cazzate, iscrivetevi perché siamo quasi in 100.000 iscritti, raga. Mamma mia, un traguardo che se un anno fa mi avrebbero detto, sai, se tra un anno sei a 100.000 iscritti, le avrei detto e avrei sputato in un occhio, perché 100.000 iscritti, raga, sono veramente tante tante persone e non so neanche se meritarmeli, però ormai ce li ho e me li tengo, raga. 100.000 iscritti alle spalle, posso dire, minchia, mi ricordo un anno fa quando avevo 1.000 iscritti. Sì, perché, raga, un anno fa preciso avevo all'incirca 1.000 iscritti. Veramente, raga, mi avete fatto crescere un botto, ma cresciuto anche e soprattutto migliorato i video, e questa qua è la cosa più importante, raga. Io mi sono sempre piaciuto, sono sempre stato me stesso, non sono mai cambiato e sarò sempre lo stesso. Detto questo, raga, noi come sempre ci becchiamo, indovinate un po', ad un prossimo video.
Bella Gats, bella Gats.